Ciao a tutti, oggi vi presento un brano intitolato Il merengue del Mi, con il quale impareremo a suonare la nota Mi. Il merengue è un ballo dal ritmo molto coinvolgente, originario della Repubblica Dominicana. È un ballo caraibico che trasmette energia e vivacità, facendoci pensare all'estate e al divertimento. La nota Mi si scrive sul primo rigo del pentagramma e si suona con tutte le dita della mano sinistra, aggiungendo indice e medio della mano destra. Analizziamo insieme lo spartito del brano. Se osserviamo attentamente lo spartito, possiamo notare che ci sono delle somiglianze. Per esempio, la prima riga è uguale alla terza riga. Anche la seconda e la quarta riga sono molto simili tra di loro. Ma presentano una differenza ritmica nella terza battuta e finiscono con due note diverse, mentre la seconda riga finisce con il Si, la quarta riga finisce con un La. Possiamo notare la presenza di una cellula ritmica che si ripete frequentemente durante il brano. È formata da una scala discendente di tre note, con la prima nota da due quarti, un quarto puntato e un ottavo. La nota da un ottavo viene poi ripetuta. Leggiamo le note del brano. Prima riga. Do alto da due quarti. Si, un quarto puntato. La da un ottavo. La da quattro quarti. Si da due quarti. La da un quarto puntato, Sol da un ottavo, Sol da quattro quarti. Seconda riga, La da due quarti, Sol da un quarto puntato, Fa da un ottavo, Fa da due quarti, Fa da un quarto, Fa da un quarto, Mi da due quarti, Mi da un quarto, Mi da un quarto, Si da quattro quarti. La terza riga è uguale alla prima, quindi ci sono le stesse identiche note. Quarta riga, La da due quarti, Sol da un quarto punto, Fa da un ottavo, Fa da due quarti, Fa da un quarto, Fa da un quarto, Mi da un quarto, Mi da un quarto, Mi da un quarto, Mi da un quarto, La da quattro quarti. Studiamo ora il brano due battute per volta.